and your gold medalist representing Italy, Domenico Simeone. Caserta non è soltanto terra dei fuochi, ma anche terra di campioni. Domenico Simeone è il nuovo campione juniores nel tiro a volo, specialità skeet. È un giovane tiratore di un piccolo comune della provincia di Caserta, Baia Latina. A soli 19 anni ha consacrato l'anno 2013 con due ori, uno mondiale e l'altro europeo. Il primo conquistato a Lima, in Perù, nel campionato mondiale di tiro a volo appena concluso, e il secondo a Sulle, in Germania, vinto lo scorso luglio. Il ricordo a freddo, oggi, di traguardi così importanti, le tue emozioni più belle? Vabbè, le mie emozioni sono un po' indescrivibili, perché le può capire solo chi le ha vissute, chi... Posso dire solo che è stata una bella esperienza, un'emozione molto forte, non so come spiegarla a tutti quanti. Una emozione difficile da descrivere, uno sport istintivo che deriva da uno degli istinti più antichi dell'uomo, ovvero la caccia. Tu come ti sei avvicinato a questo tipo di sport? Come ti è scattata la passione per una disciplina che non è né calcio né basket? Non è uno sport di notorietà, ma di tanti sacrifici. Il tuo primo feeling? Vabbè, mio padre comunque è un cacciatore, quindi andavo a caccia con lui da piccolo, da bambino, da 6-7 anni. Poi a 12 anni ho iniziato, ho detto voglio vedere com'è questo sport, e mi ha portato. Ho iniziato come un gioco e poi sono arrivato ad oggi. Le tue prime fucilate, ti ricordi gli anni quando hai cominciato? Sei anni a casa mia, papà mi ha fatto sparare il primo colpo con il suo fucile. E ti ricordi quando per la prima volta hai abbracciato, diciamo, il fucile? Sì, l'emozione di quel momento. Ci sono state difficoltà nel tuo percorso? Sì, ci sono state tantissime difficoltà, perché quando uno vede che un ragazzo della mia stessa età va avanti, io restavo indietro, dico ma perché? E poi invece è stato il contrario, sono andato io avanti.
Noi siamo tanto curiosi perché non è una disciplina così facile, i piattelli sono imprevedibili, noi le vediamo continuamente in televisione da qualche immagine, partono ad altezze diverse, a volte ne partono anche due per volta. Come si riesce ad essere così concentrati, a centrarli? Esiste una tecnica? Sì, vabbè, uno comunque deve stare molto calmo quando sta in pedana, specialmente quando sta in pedana, perché quello è un attimo che uno perde un attimo, poi non è più recuperabile, non è... quindi devi stare là tranquillo, rilassato e ci vuole molta concentrazione. Forse sei più concentrato di come lo sei adesso, che stai tremando. Sì, sì. Il passo da dilettantismo ad agonismo, quando c'è stato? Quando hai deciso di fare gara? Oppure c'è stato qualcuno che lo ha deciso per te, ti ha detto proviamo? Sempre mio papà è stato, comunque ha detto proviamo perché vedeva che c'era qualcosa in me. È stato un 4 anni fa che ho iniziato a fare gare, prima regionali, poi campionati italiani e poi alla fine sono stato convocato in nazionale quest'anno e sono arrivato a... Tu hai una tecnica particolare, qualcuno ce lo ha confessato, lo step by step. Sì. Spieghi a noi che non conosciamo assolutamente di che cosa stiamo parlando, in che cosa consiste? Vabbè, lo step by step è... Uno di noi parte con, lo sport si è visto che si parte col fucile sbracciato, non si parte col fucile già sulla spalla, e quando esce il piattello di allargarsi come si allarga il piattello e andarlo a chiudere nella metà campo, diciamo. Uno sport che richiede, come abbiamo sentito dalle due parole, concentrazione, quindi un allenamento psicologico, ma sì. Immagino che ci voglia anche un allenamento fisico. Come riscaldi i muscoli, come ti prepari alle gare e dove ti rechi per farlo? No, beh, stesso sul campo, quando prima della gara, una mezz'oretta prima della gara, c'è una piccola corsetta, poi riscaldiamo gli arti e un po' di stretching e basta così. Le caratteristiche per riuscire bene, secondo te? Un segreto. Non lo svelerai mai? No. Ci racconti che studi hai fatto? Tu hai degli studi? La scuola? Sì. Sì, sono stato professionale, però mi sono fermato al terzo anno, non ho continuato. Tu hai dedicato la tua prima medaglia in un contesto mondiale al tuo tecnico Giampiero Malasomma, che è venuto a mancare pochi giorni prima della gara internazionale. Sì. Hai dedicato questa medaglia anche alla sua famiglia e ai suoi amici. Sì. Immagino che eri molto legato a Giampiero. Che ricordo hai di lui? Vabbè, tutto, perché quando andavo sul campo lui... Prima di iniziare ad allenarmi aspettavo che arrivava lui, poi la sua voce, quando mi faceva, diciamo, le cazziate, che niente questo. Che mi diceva, ti sbatto la pulsandiera per lanciare i piattelli, la sbatto in testa, se no... Era un modo affettuoso, sì, per sì, incentivarti a fare, sì, bene. C'è una frase che ti ha insegnato proprio Giampiero che non dimenticherai e che ti ripeti magari prima di ogni gara? Sì, lui ci diceva comunque di partire sempre con il piattello, quindi questa, quando uno va in pedana pensa sempre questo, parti con il piattello, stai calmo, queste sono le cose che diceva. Abbiamo parlato di Giampiero e tu in più risposte hai accennato la figura di tuo padre che comunque ti ha avvicinato a questo tipo di disciplina. A parte papà, c'è stato qualcun altro che ti è stato vicino e che ti è tuttora vicino? Sì, beh, c'è stato un ragazzo di Caserta, Marco D'Amico, che comunque mi ha aiutato, mi veniva a prendere quando papà non poteva, che stava al lavoro, quindi... È stato comunque un ragazzo che mi ha... E poi anche il tiro a volo falco, comunque mi è stato molto vicino, mi ha aiutato. A parte il tuo maestro, c'è invece qualcuno che ti è mancato in questi momenti, che avresti voluto ci fosse? No. Vabbè, là che non ci stava mio padre, che stava qua, comunque non è potuto venire, quindi era bello se ci stava pure lui là. Ecco, lui non c'era, immagino che poco prima della gara vi siete sentiti. Sì. Ti ricordi quella telefonata che ti ha detto papà? Ha detto vabbè, ma adesso fai l'ultima serie, quindi stai calmo, fai come hai fatto pure le altre serie, quindi
e stai tranquillo che ce la puoi fare. Ecco, questo è il messaggio prima sì. della vittoria, invece sì. la telefonata dopo? Vabbè, solo pianto. Solo pianto. Sì. Quanto conta far parte di un team come quello del capuano campione olimpico Ennio Falco? L'incontro con Falco è stato determinante, immagino, nella tua carriera. Sì, sì. Vabbè, comunque un campione, una persona famosa, diciamo, pure quando l'ho visto la prima volta è stata una bella esperienza, una bella emozione. Questo. Una scaramanzia invece prima della gara, tua, ce la sveli? Esiste? No. No. Sei tranquillo, sì, sì, sì. ti avvicini alla gara con tranquillità, sì. quindi non occorrono questo no, tipo. No, no, no. Non occorre questo tipo di scaramanzia. Festeggiamenti in paese, siamo a Baia Latina, siamo proprio nel centro del tuo paese. Tutti riconosceranno la location che sta ospitando la nostra intervista. Innanzitutto possiamo anche descrivere eventualmente questo paese. Che cosa pensi tu di queste tue radici della provincia di Caserta? Quindi parliamo di Baia Latina e non di Caserta capoluogo finalmente. Vabbè, Baia Latina è un piccolo paese, comunque siamo tutti uniti. È stato bello quando sono arrivato dal Perù, dal Mondiale, che mi sono venuto a prendere a Caianello, tutti erano una sessantina di macchine, quindi eravamo tanto, mi hanno regalato una seconda emozione, che la prima è quando ho vinto il Mondiale, la seconda è quando sono arrivato qua che mi sono venuto a prendere tutti con l'inno d'Italia messo sulla macchina che cantava. Cosa che magari tu hai fatto in passato quando ci sono stati i mondiali, sì, magari della sì. nazionale, ti sei ritrovato protagonista di festeggiamenti di questo tipo. Tra l'altro Baia Latina ha regalato a Domenico due feste, quindi per l'uno e per il secondo caso. Come ti sei sentito circondato da così tanto affetto? Vabbè, è stata una cosa bellissima, perché prima non era così, adesso poi ritornato al mondiale mi sono visto tutti addosso, quindi... È stata, non lo so come... Una emozione sì, indescrivibile. Sì, sì. Questo subito dopo la gara, invece oggi, ecco, oggi è una giornata qualunque, tu passeggi per strada, ci sono ancora persone che ti fermano? Sì, 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 sì. Tutti. Tutti? Tutti ti fermano e ti continuano sì, a fare sì, sì. complimenti. Anche le associazioni venatorie hanno festeggiato con te questi traguardi raggiunti, perché ricordiamo che lo skeet, come abbiamo detto in apertura, è una disciplina che si avvicina molto alla caccia. Quali sono state le dimostrazioni di affetto anche da parte di associazioni venatorie? Beh, anche il circolo di Baia Latina, dei cacciatori, comunque hanno collaborato, hanno... a fare questa festa in paese, comunque mi hanno fatto regali, complimenti, lettere, vabbè. Tante dimostrazioni sì, sì, sì. di affetto. Domenico Ippi! Ura! Ura!
Une mule ne peut apprivoiser. L'amour, l'amour, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. L'amour est un fond de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Grazie a tutti per l'accoglienza che mi avete fatto. È stato troppo bello. Grazie, veramente grazie. Una cosa, quando ci siamo visti nella sala consigliare, di normale con il titolo mondiale. Pensi della caccia? A parte, vabbè, hai già risposto prima perché la caccia ti ha aiutato proprio ad avvicinarti, sì, no, a questo tipo di sport. Ma cosa ne pensi in generale di questo, se vogliamo chiamarlo anche hobby? Vabbè, la caccia è un bel... a me piace perché comunque da piccolo, come hai detto tu, è stata la cosa che mi ha fatto avvicinare a questo sport. E niente, comunque a me piace andare a caccia. A parte andare a caccia, c'è qualche altro hobby nella tua vita? Calcio. Il calcio? Sì, comunque prima di andare a sparare ho fatto 6 anni di calcio, quindi... però poi ho visto che... A che livello? La differenza... A livello dilettantistico? Sì. Il tuo maestro, non soltanto nello sport ma anche nella vita, c'è un maestro, una persona che tu segui nella tua vita? Anche per valori, per insegnamenti? E beh, comunque guardo anche Ennio Falco, che è stato... guardo pure lui, quello che fa, come si è comportato. Comunque guardo lui e cerco di fare io, però... Domenico, tu oggi comunque i risultati li hai raggiunti, ma avresti mai immaginato di diventare campione? No. No? No. Perché lo ritenevi un sogno impossibile o perché non avevi troppa fiducia in te stesso, secondo te? Forse anche perché non avevo molta fiducia in me stesso. Poi ho vinto il campionato europeo e... Ti ha dato slancio. Ho detto allora... Però comunque non mi aspettavo di vincere il mondiale. Aspettavo solo di fare una bella gara e poi invece è arrivata la vittoria. È stata ancora meglio. Da piccolo cosa sognavi di fare? Il calciatore. Il calciatore? Sì. E invece poi ti sei avvicinato a questo sì. tipo di sport. E da grande invece un tuo sogno nel cassetto, sempre se il cassetto non l'hai già aperto, potresti già averlo... No, ancora, spero di entrare in un corpo militare dello Stato. Come si fa ad entrare in un corpo militare dello Stato? Beh, sempre per meriti sportivi, come gruppo sportivo e in base alle vittorie che uno fa. Anche perché ricordiamo che lo skit non è uno sport con cui si campa, anche per... No. No? Giusto. Hai intenzione quindi di trovarti un lavoro, sì. Quindi quello potrebbe essere una opzione, diciamo, di occupazione. Sì. Perché tu adesso non hai un lavoro. No. Consiglieresti questo sport a tuo figlio? Ad sì. un figlio? Sì. Un motivo per scegliere questo tipo di sport? Vabbè, perché questo comunque è uno sport che uno, quello che fa è tutto con le sue forze, non è che comunque tu devi rompere i piattelli per andare avanti, se uno non rompe non va avanti, non è come, non ci sono raccomandazioni, non ci sono, quindi parlano i risultati, parlano... Sempre per noi che sappiamo poco, il piattello, ma di cosa è fatto? Ma di creta, di...
Preciso non lo so neanche io, però comunque è fatto di crete, di terracotta, di non so precisamente. E tu a che distanza spari? 19 metri. 19 metri. 19, poi stanno piattelli, adesso hanno fatto dei finalini che si sparano piattelli pure a 28 metri, 25. E tu hai cominciato a quale distanza? 19 metri. 19 sì. Metri. Certo, colpire un bersaglio a 19 metri non è facile. No. Non è facile. Comunque pure cammina a 100-120 km orari. Una bella velocità, sì. Cioè ci vuole veramente tanta concentrazione. Poi parte da 0 a 3 secondi, quindi una volta chiamato il piattello non sai se esce proprio al momento della chiamata oppure stanno 3 secondi di... quindi uno sta là con l'ansia che aspetta, dici quando esci, quando... Senti Domenico, ma tu questa concentrazione la utilizzi anche nella tua vita? C'è una deformazione anche professionale, se così vogliamo definirla? Anche quando passeggi o quando fai altre attività, attento, no? No. Solo una volta entrato... Quindi è una concentrazione riservata sul campo di tiro a volo? Sì. Non la utilizzi no. Nel, cioè sei tutt'altra persona. Sì. ma è uno sport di soli uomini questo? No, pure donne. Ah, quindi anche donne. Sì. E c'è la campionessa olimpica Chiara Cainero che comunque ha vinto il campionato europeo. Non è venuta a fare il campionato del mondo perché è incinta di 6 mesi, 7 mesi, non so. Ci sono dei compagni di squadra che intendi anche ringraziare volendo, che ti sono stati vicini o con i quali tu hai condiviso questa esperienza? Sì, Tamaro Cassandro, Gabriele Rossetti, che sono i tre, siamo i tre della squadra che rappresentiamo l'Italia. Che Tamaro Cassandro è il nipote di Ennio Falco, e Rossetti Gabriele di Montecatini, comunque. E come si sono piazzati loro? Tamaro terzo e Gabriele sesto. Che cos'è il tiro a volo per te oggi, dopo questi grandi risultati? Vabbè, a parte una passione, poi spero che diventerà pure il mio futuro, il mio lavoro. Vorresti farlo passare da sport a professione? Sì. Vorresti che ci fosse questo passaggio? Sì. Prossimo traguardo, le Olimpiadi? Lo spero. Lo speriamo, sì. Lo speriamo anche noi. Ultimo messaggio da lanciare ai nostri telespettatori. Noi siamo di Media TV, abbiamo voluto condividere con te questi bellissimi risultati che danno anche lustro alla provincia di Caserta e a Baia Latina, che è un graziosissimo centro dell'Alto Casertano. Vogliamo ringraziare per l'ultima volta, ma oggi, i cittadini di Baia Latina che ti sono stati così tanto vicini. Sì, vabbè, ringrazio tutti i cittadini di Baia Latina che mi siete stati vicini, che mi siete venuti a prendere a Caianello e poi pure perché avete collaborato a fare questa manifestazione, questa festa in paese che mi hanno fatto pochi giorni fa. Ultima domanda e con questa chiudiamo. A chi vorresti dedicare il prossimo traguardo che noi siamo sicuri raggiungerai? Hai già in mente una dedica? No, adesso ancora no. Ancora no. In bocca al lupo. Però in particolare alla mia famiglia. In particolare alla tua sì. Famiglia. Ricordiamo che la tua famiglia ti è, stato sempre, sì, sì, è stata sempre molto presente e ti sostiene in questo, sì, sì. In questo percorso. Noi, Domenico, ti ringraziamo. No, grazie a voi. Ti ringraziamo e ti facciamo un in bocca al lupo per i prossimi risultati. Crepi.